Bentornati nel video tutorial dedicato a Topografo. Oggi ci occuperemo di come poter utilizzare il modulo di progettazione per quindi andare a calcolare quelli che sono gli spianamenti o volumi e soprattutto come è possibile generare dei piani di progetto e da esso come poter quindi andare a creare, quindi fare dei confronti con piani quotati, come in questo caso un modello digitale terreno, con quello di progetto, quindi calcolarne i volumi. Vedremo vari modi e vari metodi di calcolo. Allora, qui andiamo a vedere una vista 3D, abbiamo generato quello che è un modello digitale del terreno da dei punti prelevati con GPS, e adesso non ci resta che calcolarne quello che è ad esempio, il volume. La prima di tutto, per esempio, potremmo andare a creare quello che è un piano, una gestione di un progetto. Quindi andiamo a utilizzare un piano di progetto passante per 3 punti e ci andiamo a prendere quello che sono i punti di riferimento di passaggio del piano, in modo da avere dei riferimenti sul. Avviciniamoci, ok. Sul modello salva progetto piano di spianamento. Ok, ho creato quello che è un piano di progetto. Se andiamo nella lista progetti, piano di spianamento, lo rendiamo attivo. A questo punto possiamo andare su volumi, utilizzare piano attivo in memoria e qui ci permetterà di definire quelle che sono delle varie opzioni generali. Sicuramente andremo a generare quella che è una mappa degli sterri, quindi andiamo a creare un layer mappa. Ok, e andiamo a creare anche una mappa quindi graduata e un layer, andiamo a creare anche quello che sono delle eccedenze. Ok, possiamo mostrare il rapporto di calcolo dettagliato oppure procedere tranquillamente e quindi fare esegui spianamento. In questo modo abbiamo calcolato quelli che sono i volumi totali di sterro e di riporto, quindi ci permetterà anche di andare ad archiviare quello che è l'archivio. Ecco qui come risultato abbiamo, quindi andiamo a visualizzare, andiamo a spegnere per esempio il DTM di terreno, spegniamo anche quello che è il DTM delle eccedenze ed ecco qui la nostra mappa degli sterri e dei riporti calcolata. Ovviamente possiamo andare anche nella vista 3D e andare a visualizzare meglio quello che è la visualizzazione appunto della mappa. Torniamo in planimetria e ovviamente c'è anche il generato quello che è la DTM delle eccedenze, che vedremo meglio come è possibile sfruttare questo tipo di DTM per il momento di trasporto e per generare quelle che sono le mappe altimetriche per lo scavo. Spegniamo un attimo quello che è il layer delle eccedenze, abbiamo spinto anche quello delle mappe, torniamo sul modello del DTM. È possibile anche, ad esempio, sfruttare quelle che sono le linee di progetto per calcolare e progettare, grazie al modulo D, dei DTM di progetto. Quindi andiamo ad attivare le linee di progetto. Quindi andiamo a generare quella con una polilinea. Quindi andiamo sul layer DTM linee di progetto. E ci andiamo a disegnare un riferimento. Okay. Accendiamo il layer, quindi andiamo ad esempio a generare quelle linee di progetto che mi permettono quindi di andare a creare un contorno di una vasca. Facciamo chiudi. Con modifica Z posso scendere la vasca, ad esempio seleziono entità. La scendiamo, conferma, trasla, la scendiamo appunto di meno 8,5 metri. In questo modo andiamo a vedere la vista 3D, portiamo appunto la visibilità normale e andiamo a vedere che appunto ho generato quello che è una linea di contorno. Torniamo in planimetria e utilizziamo dal menu progettazione quella che è progetta scarpata. Progetta scarpata mi permette quindi di andare a selezionare quella che è l'entità CAD e mi propone quindi quello che è il DTM. Scegliamo il layer di progetto, ok,
e andiamo a elaborare l'intersezione. Conferma. Adesso andiamo ad accendere il DTM di progetto. Ecco qui, come risultato mi ha generato quello che è un DTM di progetto e l'ha unito con quello del terreno. Andiamo a vedere la vista 3D, difatti ho creato quella che è una gestione della vasca. Un DTM di progetto, posso anche spegnere il DTM di terreno così apprezziamo meglio quella che è la creazione della progettazione. Fatto questo, io posso utilizzare, quindi spegnere il DTM di progetto, andare su intersezione tra DTM e selezionare quindi il layer di DTM di progetto, poter creare quindi in questo caso lo stair riporto o generare anche le eccedenze relative alla vasca oppure creare il rapporto dettagliato di calcolo. Per ora mi basta selezionare solo questo layer di riferimento, elabora e mi calcola praticamente quelli che sono i volumi di sterro e di riporto. Ovviamente, essendo al limite con quello del terreno, mi calcola solo quelli di sterro. Questo mi ha permesso quindi di andare a generare quello che è l'archivio, una relazione di elaborazione per calcolo dei volumi. È possibile sfruttare il DTM di progetto e fare anche tramite profili e sezioni il calcolo dei volumi. Possiamo procedere, io qui ho già creato quello che era una linea di profilo, dal profilo ho generato quelle che sono le sezioni e adesso infatti se andiamo a vedere da progetto vediamo appunto che abbiamo il DTM che incrocia sia quello di progetto che quello del terreno. Andiamo a spegnere un attimo quello di progetto così vediamo e apprezziamo meglio quello che è la rappresentazione appunto del terreno per ogni singola sezione. Ok, vado un attimo, vado a eliminare quelli inutilizzati. Ok, e adesso cosa andiamo a fare? Andiamo dal menu sezioni, gestione di progetto. Gestione di progetto mi dà la possibilità di andare a creare un nuovo progetto, lo chiameremo Vasca. Andiamo a scegliere di progetto, diciamo sezione dinamica, possiamo scegliere opzioni, inseriamo anche opzione calcolare stereo di riporto, in automatico mi andrà a creare un layer legato al nome Vasca Progetto, eccola qui, mi ha riportato già in automatico su questa opzione e adesso posso andare, iniziamo dalla sezione ad esempio 3 e andiamo su disegna, polilinea di progetto, clicchiamo nell'area e già mi ha creato quello che è la parte relativa alla vasca. Quindi adesso andiamo a fare la procedura per tutte le sezioni. Vediamo, quindi possiamo andare a generare le diverse disegno di sezioni. Ok, genera e abbiamo ultimato quelle che sono tutte le sezioni della vasca. Adesso andiamo a cambiare anche il layer così le apprezziamo meglio. Il contrasto, ecco qui, adesso non ci resta che andare da volume superfici, quindi attivare quello che è il profilo della mia vasca. Andiamo su volume superfici, progetto del terreno, scegliamo il progetto vasca da sezione 1 a sezione, mettiamo da sezione 3, perché abbiamo iniziato dalla sezione 3 fino alla sezione 16. Calcola. E mi permette quindi per ogni singola sezione di calcolare quello che è il volume. Archiviamo anche in questo caso volume da sezioni il nostro report e in automatico qui possiamo apprezzare poi ogni singola sezione, apprezzare quelle che sono poi le varie fincature, compreso anche il progetto della vasca, vedete? Quindi mi ha riempito quello che sulla linea di sezione, quelle che possono essere gli sterri e i riporti. Voglio fare tutto il gruppo sezioni, vado ad attivare il mio profilo, vado sul gruppo sezioni, mi scelgo tutto lo schema relativo delle sezioni, vado da sezione 10 da sezione 3 a sezione 16, conferma e in automatico mi vado a inserire tutte le mie sezioni generate all'interno del progetto.
Torniamo al DTM generato delle eccedenze. Quindi vado a spegnere quello che è DTM del terreno ed ecco questo qui è DTM delle eccedenze. Vediamo che dal menu progettazione abbiamo la possibilità di utilizzare il momento di trasporto. Il momento di trasporto mi chiede di selezionare quello che è un punto di partenza sulla mia faccia del DTM. Clicco sul DTM. Posso scegliere il calcolo al momento di trasporto, quindi mi va a calcolare quello che le movimentazioni di sterra e riporto per poter praticamente andare a tracciare quello che i vari movimenti di trasporto che permettono quindi lo scavo e lo sterro. Quindi fare una visualizzazione del rapporto di calcolo e quindi mi aiuta in tal senso. Ovviamente qui ci sono varie opzioni che mi permettono di fare le modalità di ricerca dei triangoli, di sterro, di riporto e i vari parametri di movimentazione singola, volume medio, trasportabile, eccetera. Quindi questa può essere utilizzata per il calcolo del momento di trasporto. Abbiamo anche la possibilità ovviamente di creare le mappe altimetriche. Andiamo a cliccare appunto mappe altimetrie. Mi viene chiesto mappa quota media singoli oppure con piano di taglio alta risoluzione. Facciamo elabora. Scegliamo il layer su cui andare a generare la mia mappa. Quindi facciamo altimetria, aggiungi, ok. Seleziona e lui mi fa inserire anche quella che è la leggenda delle quote ed ecco qui abbiamo praticamente una mappa altimetrica per lo scavo dove ci sono riportate tutte le quote minime e massime per lo sterro e per il riporto.